Ciao amici, come state? Io sono veramente molto molto contento perché oggi sono qui per annunciarvi una grandissima novità. Una novità per quanto riguarda un nuovo format all'interno del mio spazio personale sul canale, ossia all'interno di Gian mi racconta. Oggi abbiamo il primo episodio di Tutti quanti di... Questo è il titolo del nuovo format. Oh, ma cosa succede? Il protagonista di oggi. Come sicuramente avrete già capito dai modelli esposti e dalle marche, un modello non c'entra niente, ma la marca era quella e avevo quello sotto mano, ma soprattutto dalla maglia esposta alle mie spalle, della quale vado molto molto fiero perché me l'ha consegnata lui personalmente in mano e me l'ha anche firmato sul momento, oggi andiamo ad analizzare Tutti quanti di Gianluigi Buffon. Mettiamo un attimo le mani avanti su un paio di cose. Prima cosa, sicuramente i più attenti di voi avranno visto che c'è scritto Pagliuca su questi guanti qui. È vero, questi qui sono i guanti che aveva Gianluca Pagliuca. Però è lo stesso identico modello di quelli che ha utilizzato Buffon in una partita, diciamo, anzi, in un momento abbastanza importante per la storia del calcio italiano, ossia ai mondiali del 2006. Per cui i Vicon Strat che vedete qua, sì, hanno la personalizzazione di Pagliuca, ma sono identici a quelli di Buffon. Altra precisazione, la carriera di Buffon è una carriera che definire decennale lo definirei riduttivo. Quindi se magari mi dimentico di qualche modello o non il modello non c'è nelle foto, perdonatemi, ma è tanto difficile anche reperire tutti i modelli e tutte le foto, soprattutto dei guanti, dei primi guanti. Quindi magari perdonatemi, vi chiedo già scusa in anticipo. Vi anticipo che se vi è piaciuto questo tipo di format fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mettete tantissimi like in modo che così so che vi è piaciuto e posso farne un altro. Magari nei commenti se volete iniziare a darmi, io ho già qualche idea sul prossimo protagonista, ma vorrei sapere anche un po' voi cosa ne pensate, chi vorreste vedere nel prossimo episodio di Tutti quanti di. Ovviamente non state a dirmi Pickford, che magari è relativamente giovane come portiere, magari un portiere che ha un po' più di storia, in modo che possiamo discuterne in maniera un po' più ampia, ecco. Però adesso, tornando al nostro protagonista, torniamo a Gianluigi Buffon. Piccola parentesi su Buffon, io non sono qui per farvi una biografia di Buffon, anche perché non ne sarei in grado, probabilmente. Ci sono persone che sono state molto più vicine a lui e che ve ne possono parlare in maniera molto più dettagliata sicuramente. Io sono qui semplicemente per farvi vedere tutti i guanti che ha utilizzato nella sua carriera e magari, perché no, discuterne un poco insieme a voi magari nei commenti. Buffon per me è il portiere più forte del calcio moderno, per un semplice motivo: perché il calcio negli ultimi anni si è ammodernizzato man mano che si andava avanti, si modernizzava, cambiando in maniera anche drastica la figura del portiere. Se si pensa fino a 10 anni fa, che il portiere quasi mai giocava la palla da dietro, la calciava solo su, adesso il portiere che calcia la palla alta è una blasfemia. E Buffon è riuscito a essere sempre al top, nonostante tutti questi cambiamenti, che comunque sono cambiamenti abbastanza rilevanti nella storia. E questo, secondo me, è la caratteristica che gli ha permesso di essere stato al top per tutto questo tempo. Questo suo fatto di riuscire a modernizzare il suo gioco, passo passo con la modernizzazione del gioco del calcio. Però lasciando stare queste cose filosofiche, andiamo a vedere i guanti, che è la cosa che ci piace di più. Come tutti saprete, Buffon esordisce in Serie A col Parma. Il guanto che ha accompagnato tutta la sua avventura col Parma è il Royce Freccia. Royce Freccia che nelle foto che vi mostro intanto che parlo, lo vediamo in colorazioni diverse,
Sicuramente ci sono state anche delle modifiche a livello magari strutturale, di lattici, eccetera, eccetera, eccetera. Però comunque il modello utilizzato era Roche Freccia. Roche Freccia che è stato abbandonato dopo dalla casa Roche per un bel po' di anni ed è ritornato in auge veramente in maniera prepotente due, tre anni fa con Handanovic. Però lasciamo stare questo. Nel 2001 Buffon approda alla Juventus. Primo anno di Buffon alla Juventus, ancora con Roche Freccia. Ok, Roche Freccia, che mi ero dimenticato di dirvi, accompagna Buffon anche nelle sue esperienze in nazionale, soprattutto nel suo esordio. Quelli che hanno un po' la mia età o qualche anno in più sicuramente si ricorderanno la partita d'esordio di Buffon in Russia sotto la neve, quando subentra e vedete questo sbarbatello entrare sotto una bufera di neve con un pantaloncino corto, una maglietta con le maniche corte e fare cose straordinarie e impensabili. Da lì si capì subito che il buon Gigi avrebbe avuto un ruolo molto importante anche all'interno della nostra nazionale. Torniamo alla Juventus. Juventus, primo anno sempre Roche Freccia. Dopodiché nel 2002 Buffon firma il suo primo contratto con la Puma. I più fan di Buffon sapranno, o comunque i più attenti a queste cose, sapranno sicuramente che Buffon adesso ha firmato un contratto a vita con la casa tedesca. Questo significa che una volta che Buffon smetterà di fare il giocatore, comunque rimarrà testimonial della casa tedesca. Dicevamo, firma il suo primo contratto con la Puma e da lì in avanti si sono susseguiti svariati modelli, perché parliamo di un Puma King, parliamo di un Vicon Strike, che è un guanto che possiamo dire ha segnato abbastanza la storia di Buffon. Abbiamo i V-Power, abbiamo gli Evo Power, abbiamo i Power Cut e alla fine, magari non ve li ho messi giusto in ordine proprio cronologico, vi chiedo perdono, e alla fine, però questo lo sappiamo tutti, abbiamo i Puma One. Ovviamente non c'è un singolo guanto che va a rappresentare questa categoria. Per esempio nei V-Power abbiamo i V-Cut, abbiamo un guanto che a me personalmente, quando ero più giovane, è piaciuto veramente tanto, ha segnato anche la mia infanzia, ossia il V1.08, che stiamo parlando del guanto che aveva il Puma che risaliva lungo il dorso della mano, molto bello dal mio punto di vista. Quindi dicevamo che non c'è all'interno di queste categorie un guanto solo iconico, ce ne sono tanti, basta semplicemente andare a vedere il Puma One. Puma One ormai sono 3-4 anni che c'è il Puma One, si è modificato molto negli anni, però il nome del modello è sempre Puma One. Però diciamo che secondo me, se potessimo chiedere a Buffon qual è il guanto più importante della sua carriera calcistica, probabilmente è questo qui, perché adesso passerà anche la parata che ha fatto in finale del mondiale sul colpo di testa di Zidane con questo guanto qui. E il fatto che dopo Puma avesse la nazionale italiana, avesse Puma come sponsor, l'ha facilitato, anche perché a livello di abbinamento cromatico, soprattutto nella finale, secondo me era una cosa ufologica, perché c'era la scarpa abbinata al guanto come fa sempre Puma e il completo era totalmente d'oro ed era qualcosa di veramente spettacolare a livello estetico da vedere. Per cui dicevamo, questo per quanto mi riguarda è il guanto che secondo me ha segnato di più la storia di Buffon. Un guanto che invece rimane un guanto comunque tradizionale, anche se c'ha delle innovazioni, è il Puma One di ultima generazione. Qui adesso ho la colorazione, quella giallo fluo e nera, abbinata alla scarpa che c'è qui sotto. È un guanto innovativo perché, secondo me, perché comunque rimane con un taglio classico, perché ha un taglio regolare, per cui classicità da quel punto di vista, lattice sul dorso, quindi anche da quel punto di vista lì classicità, però il lattice si interrompe, come possiamo vedere, più o meno all'altezza delle nocche. La parte sottostante è una parte
il neoprene o comunque il materiale tessile, quindi che va più verso una nuova concezione di guanto più leggero, più aderente. E la parte superiore delle dita, il dorso delle dita, non continua la cucitura regolare che troviamo sul palmo, ma ha una cucitura simil negativa. Questo va a dare una sensazione particolare quando si va a indossare il guanto, perché comunque si ha la, diciamo, larghezza, si evita che un taglio troppo negativo, troppo aderente, troppo spinto vada a rovinare il palmo. Però col fatto che l'attice sul dorso ha un taglio simil negativo, comunque il dito all'interno del guanto rimane abbastanza locato nella sua locazione, scusate questo gioco di parole. Per cui, tornando al discorso che vi dicevo prima, che Buffon si è anche lui ammodernato nel corso del tempo, lo dimostra anche quest'ultimo, ultimo che ho io, guanto che ha indossato lui. Perché passiamo da un guanto totalmente in lattice, con un taglio regolare, molto largo, veramente ultra mega classico, a un guanto che invece rimane con delle parvenze classiche, però con parvenze innovative. Adesso vi ho parlato di questi due perché ce li ho qua sotto mano, questi due. Potrei dilungarmi a parlare del V1.08 penso per un'ora, ma mi sembrerebbe esagerato come video, perché è stato uno dei primi guanti a introdurre i tagli dell'attice sul palmo per facilitare, e sulle dita per facilitare la mobilità della mano, per farvi un esempio. Possiamo parlare del Puma King, uno dei primi guanti che Buffon ha portato da quando ha iniziato a usare Puma, guanto con il quale, se non ricordo male, ha giocato la finale di Champions League, poi persa contro il Milan, guanto con il quale ha fatto una parata per me insensata sul colpo di testa di Filippo Inzaghi, sempre in quella finale lì, in controtempo. Possiamo parlare dopo, a me personalmente i guanti che si sono succeduti fino dal V1.08 al One non è che mi abbiano proprio entusiasmato al 100%, stiamo parlando del Power Cut e dell'Evo Power. Non mi hanno entusiasmato a livello estetico, quindi non saprei neanche tanto parlarvene, perché appunto non li ho utilizzati e non li ho provati. Però sicuramente potrei stare qui ore a parlarvi di questi tre modelli, dei quali ho provato, con i quali mi sono trovato veramente molto bene, e capisco perché Gigi utilizzi certi modelli. Bene, io spero di non essermi dilungato troppo, cosa che sicuramente ho fatto, ma ragazzi scusatemi, è così. Spero che questo tipo di format vi sia piaciuto. Se mi sono dimenticato qualcosa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, magari invece di commentare con il nome, perché come vi ho detto prima, magari col nome all'interno di una categoria ci sono tanti guanti, magari commentate con la foto del guanto del quale non ho parlato, non ho fatto vedere l'immagine, eccetera eccetera, anche per una mia crescita personale. E niente, per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanellina, mi raccomando, così sarete sempre aggiornati su tutte le ultime novità, su tutti gli ultimi video, eccetera eccetera eccetera. Se siete fan sfegatati come noi dei guanti, unitevi al nostro canale Telegram, sul quale si parla solo ed esclusivamente di guanti, e seguiteci anche su Instagram per vedere qualche fotino ogni tanto. Dai, per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, e un saluto agli amici da Sherlock Gloves.